Urbano, chi te l'ha fatto fare? Perché ti sei presa questa, non chiamiamola patata bollente, ma insomma questa sfida così importante? Ma diciamo che per noi, avendo noi la 7 in concessione da 10 anni, è stato in qualche modo uno sbocco naturale nel momento in cui Telecom ha manifestato una volontà forte di vendere la rete. Non è certamente una cosa fatta per tutelare un contratto pubblicitario che ha una marginalità ben inferiore alle perdite importanti della rete. È sempre stata, diciamo, una passione che io ho avuto, quella della televisione. Credo che la 7 abbia degli asset e dei valori importanti in termini di qualità dei programmi, in termini di ascolti e di qualità degli ascolti. Credo che si possa fare un buonissimo lavoro di contenimento dei costi, come è possibile fare in tutte le aziende, anche quelle che vanno bene, e quindi questo è il motivo per cui mi sono ingaggiato. Tu vai sempre contro tendenze, i periodici vanno male, tu lanci nuovi periodici e vanno bene. La televisione va male da un punto di vista anche della raccolta pubblicitaria, invece la crescita negli ultimi anni è stata sostenuta. Certo, il 2013 è un po' l'anno della verità anche per la televisione, perché le prospettive non sono eccezionali, no? Beh, sicuramente l'anno è partito male, come si era chiuso malissimo l'anno scorso e come era andato male tutto il 2012. Io credo che però, come sempre accade, come si è visto in passato, dopo una crisi c'è un momento di ripresa più o meno veloce, che è quello che io mi attendo in questo secondo semestre del 2013. Quindi io sono fiducioso da questo punto di vista. La 7 è nel fazzoletto delle poche 5 emittenti che si contendono la terza posizione, di fatto, no? Direi di sì, la 7 ha addirittura si è confermata terza rete per 15 sere su 65 nei primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, ed è veramente a un'incollatura da Rete 4, da Rai 2, da Rai 3, da Italia 1. Quindi, come dire, separano la 7 da queste reti in prime time tra lo 0,5 e l'1%, l'1,5%. Quindi sono numeri veramente piccoli. Quale messaggio lanceresti ai centri media e alle aziende che vedono la tua intervista su ADV Express sul futuro della 7? Beh, che noi la 7, diciamo, così come in passato siamo stati molto vicini ai centri media, alle agenzie, ai clienti, in quanto portatori, diciamo, di una rete che potesse dare loro dei risultati, un obiettivo che certamente abbiamo è quella di renderla anche più commerciale da questo punto di vista. In che senso? No, dando opportunità di comunicazione alle aziende con l'inserimento di spot in momenti importanti della programmazione, in momenti, diciamo, di programmi con ascolti molto elevati. È in progetto di cambiare anche la strategia di pianificazione della pubblicità? Beh, diciamo che certamente faremo delle cose evolutive, in qualche modo anche manutentive, senza fare degli stravolgimenti, ma per dare, come dire, ancora dei vantaggi maggiori alle aziende che vogliono investire con noi. E più spazio alle donne, soprattutto ai giovani? Ma le donne certamente sì, perché le donne hanno già da noi sono maggioranza col 52%, ma l'obiettivo che noi abbiamo è quello di fare dei programmi che coinvolgano le donne ancora di più, soprattutto in quei momenti della giornata, il pomeriggio, dove le donne sono certamente maggioranza davanti al video. Bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie.